Grazie veramente di cuore a tutti voi qui presenti in questo momento per noi importantissimo. Tutto sommato in questi mesi ci mancava la cattedrale, passare qua davanti che c'era la porta chiusa, era un vuoto, ecco. Ed è molto bello che si sia riusciti a rispettare i tempi previsti per questo restauro che ha toccato soprattutto l'illuminazione, l'audio e il ritocco di tante parti di questa chiesa. Da parte mia voglio esprimere innanzitutto un grande, ma grande ringraziamento a tutti coloro che si sono dati da fare per rendere possibile quest'opera. Certamente alla sovrintendenza che ci ha dato le dritte. Un ringraziamento a chi ha diretto i lavori, l'architetto Luca Soave che è qui presente, all'architetto Igor Violino a nome della Curia. Un ringraziamento di cuore a chi ha finanziato quest'opera, la CRC, che hanno dato un copioso contributo in occasione dei 30 anni della loro attività, della fondazione, e cofinanziato anche dal 8 per 1000, qui rappresentati anche da Don Gianluca Popolla che segue in pratica tutto il Piemonte per quel che riguarda il rapporto con i beni culturali. Voglio anche dire un grande grazie a chi ha avuto il più grosso disagio, che è il nostro Don Mauro Biondo, no? Il quale ha dovuto così barcamenarsi nelle altre chiese del centro storico che non mancano, ne abbiamo veramente tante. Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno lavorato, a chi si è dato da fare per l'illuminazione, che adesso vedremo in forma ufficiale, a chi si è dato da fare per il restauro delle varie pitture e poi anche per il sonoro, che speriamo sia veramente buono. Per noi è fondamentale questo aspetto della comunicazione. Un grazie sincero a tutti voi che siete qui presenti, in modo particolare al signor Sindaco e all'amministrazione comunale, a tutte le testate giornalistiche, sia cuneesi e anche della provincia, alla nostra guida che è sempre l'organo ufficiale della diocesi che è qui presente. Grazie veramente di cuore per tutto questo. Sono convinto che la bellezza della cattedrale, una buona luce, un buon ascolto contribuisce veramente all'azione liturgica che è fondamentale per tutti noi. Aprire il giorno di Pasqua diventa quanto mai significativo per la Chiesa, in modo particolare per la veglia pasquale che faremo proprio qui il Sabato Santo alle ore 21, a cui tutti siamo un po' invitati anche per gioire insieme, per ringraziare Dio per tutto questo. Chiaramente questo è l'inizio, no, di una serie di lavori. Prossimamente bisognerà mettere mano anche a una parte del tetto. Prossimamente dovremo poi ancora trovare una sistemazione del presbiterio, ma un passo dopo l'altro sono convinto che riusciremo a farlo poco alla volta. Grazie, ma grazie veramente di cuore a tutti voi che avete collaborato e che siete qui presenti in questo momento per noi significativo.